innanzitutto diciamo voglio esprimere per quello che vale, per carità, in una circostanza come questa, tutto il mio cordoglio alle famiglie delle vittime, le preghiere per il bambino che è in condizioni così gravi. Ieri quando è arrivata la notizia è stato davvero agghiacciante, perché ovviamente tanti di noi si sono trovati a viaggiare su una funivia e diciamo a domandarsi se poteva andare tutto bene. Ieri non è andato tutto bene, è stata una domenica tristissima. Ora non ho avuto modo di approfondire e non ci sono ancora sufficienti elementi per formulare un giudizio, quindi non mi voglio lanciare in accuse o analisi, perché aspetto di poter leggere i dati. Certamente abbiamo un problema molto serio con la sicurezza nei luoghi di lavoro, con la sicurezza appunto in generale. E sul versante delle infrastrutture è evidente che ci sono carenze per quanto riguarda i controlli, che sono inaccettabili. Ora appunto vedremo quando è stata revisionata l'ultima volta la funivia in oggetto, vedremo se ci sono state delle mancanze di chi doveva manutenere e non ha manutenuto, vedremo se ci sono stati controlli di chi doveva farli e non li ha fatti. Certamente abbiamo un enorme problema. 14 passeggeri appunto che perdono la vita in una domenica doveva essere di svago, e ogni giorno 3 morti nei luoghi di lavoro. Ecco, credo che dovremmo fare una riflessione seria. È prevista una manifestazione per il 28 maggio da parte delle organizzazioni sindacali, credo sia importante, perché questo tema deve entrare come prioritario nell'agenda della politica e purtroppo ancora non c'è, anzi si discute di cosiddette misure di semplificazione che in realtà se venissero attuate per come sono state definite aggraverebbero i rischi alla sicurezza delle persone, innanzitutto delle lavoratrici e dei lavoratori. Ecco, su questo ci torniamo dopo. Polverini, volevo chiedere anche a lei il